Una vittoria ed una sconfitta, questo il bilancio del sabato per le formazioni di volley Ofantina. Si riscatta doveva essere, lo è stato e con i dovuti interessi. La pallavolo Cerignola si riscatta a pieno e torna dalla trasferta contro il Cuti Volley per la seconda di ritorno della Serie C femminile, vincente per 3-1. Capitan Tortora, autentica trascinatrice insieme a Casalino, Gagliardi ed Albanese. Della forte vendetta Fucsia dopo l'inopinata sconfitta interna contro Altamura di una settimana fa. Il match è stato intenso, le padroni di casa solo nel terzo set riaprono il confronto 25-22, ma il crollo nella quarta frazione certifica il successo della capolista 25-20, 25-23, 25-10, che ritrova sorriso e gioco spento solo una settimana prima. Ancora una sconfitta per la Libera Virtus. Le ragazze allenate da Salvatore Albanese nella seconda di ritorno della Serie B femminile cadono al quinto set contro una BVG Bari sicuramente all'altezza del confronto e che ha tenuto testa sino alla fine alle Virtusine, con maggior cinismo nei momenti che contano. Le Virtusine, dopo aver avuto il doppio vantaggio 25-23, hanno subito prepotente il ritorno delle padroni di casa, che ci hanno creduto sino in fondo e resuscitate nel momento più importante, specialmente nelle ultime fasi di gioco, vinte 25-20, 25-23, per poi vincere ai vantaggi 18-16. Un KO che sicuramente beneficia Manfredonia, al secondo posto in classifica, vincente 3-0 in casa contro Latina. Mimmo Siena, Speciale News.